Nel valutare la destinazione delle risorse del Fondo di Mutuo Soccorso, mi pare importante sottolineare la scelta di destinare 530.000 euro per l'assistenza scolastica ai minori disabili. Proposta questa avanzata dalla maggioranza e accolta, sostenuta anche da parte dell'opposizione. È un segnale importante perché la ripresa deve mettere al primo posto l'istruzione e la formazione, perché la scuola deve essere un luogo di inclusione per tutti e riuscire ad accogliere soprattutto chi è più debole, fragile e che è stato in parte escluso dall'esperienza scolastica degli ultimi mesi dell'anno scolastico precedente.